Eccoci qua ragazzi, siamo tornati dove eravamo prima. Ho fatto fuori un po' di stronzi e manca questo qui. Ovviamente faccio fuori così. Ok, è andato. C'era di sangue. Era infestato dagli stronzi sto posto, quindi è stato abbastanza ostico ucciderli tutti. Però ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, sì. Stanno dando fiali di sangue come se piovesse. Direi meno male. Ma sempre più tetto, sempre più brutto, sempre più scuro. Sì, oh merda, non ho manco visto. Sì, tu. Vieni qua. Due. Via. Con la croce di Cristo già questo. Ma che fai? Andiamo un po' a morire ammazzate. E questo. Una brutta! Brutta fine! Ok, ok, grazie. E intanto mi dà pure follia, grazie, grazie, ok. Era di sangue. Io andiamo, vorrei andare di qua prima di entrare nella porta, anche perché penso che quella porta lì appunto mi porti. Stavo dicendo mi porta ad un boss. Qui c'è intanto un occhio di qualcosa, qui invece non dovrebbe esserci niente, meno che appunto mi porta in un brutto brutto posto che. Eccetera ardito. Non ho voglia adesso di andare a controllare, anche perché ho un milione di anime, quindi insomma un milione, 11.000 anime comunque. Adesso che lì dentro ci sta il boss. Il boss dei bossi. Va bene. Di qui invece altra zona, perfetto. Ci sono due zone che insomma non so dove mi portino, ma non penso sia così figo da andare a esplorare così a zonzo. Quindi credo che andrò qua dentro e vedrò un po' di cosa si tratta. Bellissimo portone intanto, grandissimo portone. Veramente il design artistico di questo gioco è davvero bello. Sì, penso proprio che ci sia un boss. Quindi io lo testo, guardo com'è. Se riusciamo a batterlo bene, se no io piglio e scappo col marco del cacciatore, perché quelle 11.000 anime penso che mi servino parecchio, quindi. Sì, ma in realtà non è un boss. Stava parlando, poi vediamo. Bella cattedrale, davvero. Complimenti signorina. Se è sua, complimenti. Sta pregando. Sussurra. Mando merda! Che cazzo è sto schifo? Gruppo extra mannaro questo. Fatti le unghie però cazzo, almeno una manucure cazzo, è troppo lunga, io capisco però. C'è gente che pagherebbe oro per avere le tue unghie comunque, complimenti, a parte tutto. Sei un brutto cagnaccio direi, insomma. Sì, è un po' peloso anche. Ok, perfetto. Sì. Ecco, perfetto. Sono già morto. Con un colpo sono già morto. No, stai calma. Stai calma, prega per noi. Vaffanculo. Botta. Vaffanculo. Cazzo che botta. Sì. Che palle, non l'ho preso. Cosa fa? Prega. Non pregare. No.
gli faccio assolutamente nulla, ragazzi. Cazzo fa? Si baffa adesso. Come al solito questo. Madonna! Madonna, cara! Farà un boss. E si bafferà perché insomma. No. Non mi sembra così difficile, a meno che non mi stupisca adesso. Dai, quando mi prende quella manata mi fa veramente male. Madonna che stronza. Ok, via. Ce l'ho fatta andare via. No, non ce l'ho assolutamente fatta. Sono morto, ragazzi. Io adesso vado a prendere le anime e ci ribecchiamo al prossimo video, perché devo assolutamente prendere le anime. Quindi adesso staccherò il video qua. Insomma, mi spiace perché sono morto come un coglione, però raga, così si fa. Cioè non c'è storia. Devo assolutamente prendere le anime. Quindi se si muove a fare il caricamento, insomma, mi salutino con la mano, però se si muove il caricamento. Se non si muove il caricamento, insomma, tirerò un bella bestemmia. Vabbè, sto scherzando, ovviamente. Comunque, qualcuno di voi, insomma, tanto adesso che c'è il caricamento ne parlo. Qualcuno di voi mi ha chiesto perché sono così attaccato a questa serie, insomma, Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, Dark Souls 2, tutti questi tipi di giochi RPG. RPG, sì. GDR, insomma, gioco di ruolo, perché sono spettacolari, cioè non c'è poco da... Ah, aspettate un attimo. Oh, ciao tesoro, non hai mentito, questo luogo è sicuro. Riverenza. Vorrei ringraziarti in modo concreto, ma non saprei cosa offrirti. Posso darti solo il mio sangue. Dammi il sangue. Prenderesti tu il sangue di una prostituta? Ma nella vita reale no. Nella vita reale proprio no, perché insomma si sa che Lady S è una prostituta. Comunque alla fine quella lì è quella che abbiamo liberato prima. Quindi è venuta la cattedrale, va. Oh, bene. Avvicinati, tesoro. Sì, avvicinati. Non preoccuparti, l'ho già fatto. Insomma, se non l'hai fatto tu. Ah, sangue di Arianna. Oh, salve. Mi spiace, tesoro. Il mio sangue non è infinito, capisci? Ah, so io, sì. Boh, ragazzi, ci becchiamo al prossimo video. Insomma, sono bellissimi questi tipi di giochi, perché ti permettono di fare un po' il cazzo che ti pare, e mettere i livelli nelle proprie statistiche, insomma, in base a quello che vuoi fare. Insomma, se vuoi fare un mago, per dire, adesso non so se ci sono i maghi anche qua. Insomma, poi ci sono gli anelli, le varie rune. Insomma, a me piace perché, insomma, anche Lords of the Fallen è così, e diciamo che tante cose mi piacciono di questo tipo di gioco. E adesso è un po' complicato, ma tipo in questo tipo di gioco, come in Dark Souls, c'è la lore, che è, secondo me, qualcosa di fighissimo. Perché se tu metti, sei tu che fai la storia, in poche parole, sei tu che capisci la storia in base a quello che ti succede. Cioè non ci sono molte cutscene, cioè tutto giocabile. Non è un tipo, cioè a me piacciono i giochi che vadano giocati, cioè, e poi anche le scelte che fai. A me piace comunque un gioco che ti dia le possibilità di fare delle scelte. Comunque questo è tutto, ci ribecchiamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi, ciao a tutti.